Ciao a tutti e benvenuti a Come realizzare Tutos Do It Yourself Ispirazione. Oggi vi mostro una sciarpa davvero bella con colori sfumati in un modello molto semplice fatto all'uncinetto con catenelle e maglie alte. Molto facile da fare ed ora vi mostro quindi quale uncinetto utilizzato, qual è la tecnica e quale filato anche utilizzato. Iniziamo dunque con la lana Lion Brand Landscape in una combinazione di colori davvero bella. Si vede qui quindi tutti questi colori arcobaleno davvero belli, con il rosa, l'arancione, un blu, un lilla, poi verde, davvero una bella lucentezza. Questo è il colore numero 201 ed è consigliato per uncinetti da 6.5, è 100% acrilico e dunque iniziamo, quindi prendo i colori dall'interno verso l'esterno. Così ho i colori iniziali qui e comincio con 6 catenelle, con un uncinetto da 6 sempre. Quindi vado a mettere sul mio uncinetto e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Poi giro intorno all'ago, inserisco nella quarta catenella e faccio un punto alto, una maglia alta. E ne faccio in realtà quindi 3, un'altra, la seconda e finalmente la terza. Quindi ho fatto 3 maglie alte all'uncinetto, quindi ho le 3 maglie alte, le catenelle qui all'estremità, le vedete, e continua con 6 catenelle, quindi 3, 4, 5 e 6. Poi si gira una volta e faccio lo stesso. Ora di nuovo inserisco l'uncinetto nella quarta catenella e faccio 3 maglie alte. 1, una maglia alta, la seconda e la terza. Quindi ho di nuovo 3 maglie alte, le catenelle. E vado a collegare il tutto ora con una maglia bassissima. Quindi poi ho già i 2 pacchetti pronti che ho anche collegato. Quindi vado a collegare in questo punto, faccio una maglia bassissima e poi faccio 3 catenelle verso l'alto. Poi vado a inserire qui e faccio 3 maglie alte. Seconda ed eccoci qui quindi con la terza, vedete? E quindi questa sciarpa si andrà sviluppando in questa maniera e andrà a cambiare poi gradualmente i colori. Ora continuiamo con 6 catenelle, si gira una volta e nello stesso modo di prima vado a fare le maglie alte in questo punto, la prima, la seconda e la terza. Poi di nuovo, allora facciamo prima la terza, ecco qui, e di nuovo vado ad unire con una maglia bassissima. Poi 3 catenelle verso l'alto. Fatemi recuperare un po' di filo e districarlo un poco, è sempre meglio. Ed ora faccio 3 maglie alte. Recuperiamo ed eccoci qui. Ora vado a unire la bassissima 3 catenelle. E 3 maglie basse, quindi lo schema è sempre basato su 3 catenelle, 3 maglie basse, scusate, 3 maglie alte e 6 catenelle. Quindi vedete
che sono alla mia terza fila, pronta. Quindi ho prima un pacchetto, poi due, poi tre, a seconda della fila in cui ci troviamo. Ora faccio lo stesso con la quarta fila, quindi di nuovo inizio con 6 catenelle, quindi ogni fila inizia con 6 catenelle, giro una volta, inserisco nella terza catenella e faccio 3 maglie alte. Maglia bassissima per unire e 3 catenelle verso l'alto. 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Recupero sempre il filo e vado a unire all'altro sacchettino, diciamo, con una maglia bassissima e 3 catenelle. Rinizio con 3 maglie alte. Quindi il procedimento fin qui è sempre uguale, vedete? Riunisco di nuovo all'altro pacchettino, 3 catenelle, 3 maglie alte e questa è la fine della quarta fila. E questo è il modo in cui procederò per fare la mia quinta e sesta fila, vedete? Così questa quindi è la mia sesta fila. Vedete come esce bella e già vediamo il cambio di colore, quindi dal verde a questo azzurrino al blu. Vedete? Ora io vado a procedere in questa direzione con la mia sciarpa. Ora vi mostro fra un secondo come facciamo. Quindi ora qui non vado ad aggiungere altre 6 catenelle per questa motivazione che vi ho appena detto. Invece giro semplicemente il tutto e inserisco l'uncinetto lungo il lato, in questa maniera. Vedete? Inserisco semplicemente verso il lato. Così sono arrivata alle catenelle, faccio 3 catenelle verso l'alto, 1, 2 e 3, e poi di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E poi vado a collegare facendo una maglia bassissima, vedete? Mi devo collegare per fare un angolo. Faccio una maglia bassissima e 3 catenelle verso l'alto e continuo così fino alla fine di questa striscia, fino all'altro lato. Quindi questo lato qui dovrebbe naturalmente diventare ancora più lungo. Sono ora a 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 pacchetti e quindi il lato comunque crescerà. Ora inizio sempre con le maglie alte, vado a collegare con la maglia bassissima, faccio 3 catenelle e si continua nella stessa maniera fino alla fine di questa striscia. Vedete? Quindi una volta che si prende il ritmo è molto facile, direi che è abbastanza facile da fare. 3, ok, vado a unire qui con una maglia bassissima, 3 catenelle verso l'alto ed ecco, su questo lato qui continuo, quindi vedete sono 6-7 pacchetti. Quindi continuerà ad allungarsi in questa direzione la mia sciarpa, vedete? E naturalmente crescerà più lentamente anche quest'altro lato. Quindi ora continuo e faccio di nuovo 6 catenelle. Eccoci qui, allora 4, 5, 6, ok, giro. Ok, inserisco in questo punto, faccio una maglia alta, seconda maglia alta, quindi 3 maglie alte, maglia bassissima per unire e 3 catenelle verso l'alto.
E si continua così, fino alla fine anche di questa striscia. Vedete? Continuo ad unire i pacchetti l'uno all'altro. Intanto vedo che i colori continuano a cambiare. Vedete? Quindi siamo arrivati a questo bel giallo dorato. E qui si chiude di nuovo, quindi con una maglia bassissima. E poi qui invece inserisco lungo il lato come ho fatto prima, fino ad arrivare alle catenelle. Allora creo 3 catenelle verso l'alto e di nuovo vado a unire, vado a fare 3 maglie alte. Quindi è molto semplice, relativamente semplice, ci sono questi piccoli cambi a cui uno deve stare attento. Quindi come appare la mia sciarpa, qui sul lato rimane la lunghezza di 6 pacchetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo lato si sta allungando, anche questo lato naturalmente si sta allungando, anche se quest'altro è sempre un po' più lungo. Bene carissime, nel frattempo la sciarpa è diventata veramente bella e lunga e vedete qui c'è questo triangolo, diciamo per così dire, che manca. Quindi la lana è quasi finita, ora ho questo rosa e viola, poi tutto va sul giallo e quindi praticamente i colori si ripetono di nuovo. Ora vi mostrerò come regolarsi in maniera che la sciarpa vada ad assumere comunque questa forma rettangolare, per così dire, insomma. Dunque ora sono al lato dove bisogna fare l'aggiunta per allungare questo lato di nuovo. Quindi che cosa vado a fare? Giro, inserisco l'uncinetto lungo il lato, 2, 3 e 3 catenelle verso l'alto e di nuovo 3 maglie alte, vedete? Almeno creo l'angolo, seconda e terza. E vado a unire 3 catenelle, ripeto lo stesso procedimento fino ad arrivare alla fine di questa striscia. Ecco, quindi numero 3, unisco e poi 3 maglie alte. Continuo, unisco in questo punto e faccio 3 maglie alte. Vedete questo bel viola fucsia, direi. Scusate, non viola, questo è un fucsia. E continuo. Davvero super colorata questa sciarpa. Vedete, quindi sono quasi alla fine. 3 maglie alte. La terza. E vado a unire. Quindi la mia ultima, vado a fare questa maglia bassissima per unire e vado a girare. Giro, quindi senza fare le catenelle, giro e vado a inserire qui lungo il lato. 1, 2, 3, 3 catenelle verso l'alto e si rinizia. Quindi ho sempre questi schemi con 3, 6, questo numero 3, 6 che si va ripetendo lungo tutta la sciarpa. Vedete? Quindi continuiamo. Facciamo 3 maglie alte di nuovo, in maniera che creiamo quest'angolo e andiamo a unire. Li andiamo a unire uno dopo l'altro, tutti i pacchettini. Ecco, 3 catenelle. E 3 maglie alte,
Credo che a questo punto l'abbiate imparato. Quindi, ok, uniamo di nuovo maglia bassissima, 3 catenelle verso l'alto, 3 maglie alte. Maglia bassissima, 3 catenelle, vedete? Vedete che come questo fucsia si sta trasformando in viola e nel frattempo io giro e faccio di nuovo 3 punti qui lungo il lato. Ecco, 3 catenelle. Quindi sto riempiendo quel triangolo che mi mancava. Vedete? Vedete ora che manca praticamente l'ultimo quadratino del nostro triangolo e poi ho finito la sciarpa. Vedete? Vado a chiudere, vado a tirare il filo ed eccolo qui, il triangolo mancante, per così dire. Vedete una fila, l'altra fila e l'altra fila. E quindi poi vanno via via riducendosi i pacchetti man mano che completiamo il triangolo. Quindi una sciarpa davvero molto bella, il gradiente di colore è stupendo, è super colorata. Beh, dunque, spero che il tutorial vi abbia soddisfatto e soprattutto che vi siate divertiti. Se vi è piaciuto questo tutorial, condividetelo con i vostri amici e lasciate un mi piace. E se volete essere informati su nuovi video, iscrivetevi al canale. Alla prossima! Ciao ragazzi, ciao ciao!